ciao, facciamo un po' di mobilità articolare per questa parte del corpo. Allora, cosa devi fare attenzione? Innanzitutto di stare con la schiena dritta e di tenere per tutto il tempo che lavoreremo insieme un pochino l'ombelico verso la colonna. Cioè, immaginate di prendere un cubetto di ghiaccio e di appoggiarlo proprio sull'ombelico e sentite quel freddo che vi fa trattenere un pochino la pancia. Questo è importante. Memorizzare questa cosa per tutto il tempo che staremo insieme, che non sarà poi molto. Quindi faccio questo esercizio in totale rilassamento delle spalle. Sto con l'ombelico verso la colonna e la schiena dritta. Quindi tengo il mento leggermente indietro, non lo tengo in questo modo. In questo modo accentuo questa curva, quindi terrò il mento leggermente indietro e l'ombelico verso la colonna in modo da avere la colonna dritta. Immaginiamo una collana di perle e la lasciamo cadere tenendola con due dita. Deve rimanere dritta, ovviamente mantenendo le curve naturali che sono quella cervicale e quella lombare che ci sono naturalmente. Da questa posizione andiamo a fare 5 giri col capo in un verso e 5 giri nell'altro senza esagerare quando la testa va dietro. Quindi ruotiamo lentamente 5 volte in un verso, 1, 2, 3, 4, 5. Se non gira la testa, ok? Proseguiamo dall'altra parte. 1, modo molto sciolto, 2, 3, 4 e 5. Ok, bene. Adesso rifacciamo altri 5 giri, però mettendoci il respiro. Inspiro con il naso, espiro con il naso. Se non riesco ad espirare con il naso, lo faccio con la bocca, non farò, ma soffierò in una cannuccia. Svuoterò lentamente i polmoni, svuotandoli completamente. Quindi inspirerò ed espirerò. Inspiro, l'addome si gonfia, il torace si apre, le spalle si alzano. Espiro, le spalle si abbassano, il torace si richiude, la pancia si sgonfia. Ok? Inspiro 1, espiro. Inspiro 2. Espiro. Inspiro 3. Espiro. Inspiro 4. Espiro. Inspiro 5. Espiro. E ora faccio 5 giri dall'altra parte, sempre collegando anche il respiro. Inspiro 1. Inspiro 2. Inspiro 3. Inspiro 4. Inspiro 5. Ok, adesso vado a fare il movimento del Xi. Sempre tenendo
il cubetto di ghiaccio sull'ombelico, il mento leggermente verso il petto, quindi la schiena dritta, non sto giù come un sacco vuoto, ma sto dritta e le spalle leggermente aperte. Vado a fare il movimento del sì, semplicemente avvicinando il mento al petto, ok? E lo facciamo per 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Ora ci collego il respiro. Inspiro come prima, gonfio la pancia, allargo il torace, alzo le spalle. Espiro, quando avvicino il mento, abbasso le spalle, chiudo il torace, sgonfio la pancia. Uno, inspiro due, fuori l'aria. Inspiro tre, fuori l'aria. Inspiro 4, fuori l'aria, inspiro 5, fuori l'aria. Ora faremo il movimento del no, 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 ok? Però partiamo con la testa girata o a destra o a sinistra, non importa. Giro e uno e ritorno. Giro e due e ritorno. Giro e tre e ritorno. Giro e 4 e ritorno, giro e 5 e ritorno. La stessa cosa faccio partendo dall'altra parte. Giro 1 e ritorno, giro 2 e ritorno, giro 3 e ritorno, giro 4 e ritorno, giro 5 e ritorno. E ora ci colleghiamo il respiro. Giro la testa, inspiro, espirando e poi ritorno. Inspiro 2, fuori l'aria e ritorno. Inspiro 3 e ritorno. Inspiro 4, fuori l'aria e ritorno. Inspiro 5, fuori l'aria e ritorno. Ora con la testa parto dall'altra parte. Inspiro 1, fuori l'aria e ritorno. Inspiro 2, fuori l'aria e ritorno. Inspiro 3, fuori l'aria e ritorno. Inspiro 4, fuori l'aria e ritorno. Inspiro, fuori l'aria, 5 e ritorno. Ok, adesso andiamo a portare l'orecchio verso la spalla,
una volta da una parte, una volta dall'altra. Lo facciamo 5 volte a destra, 5 volte a sinistra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ora lo ripetiamo facendo attenzione a fare un bel respiro completo in cui si gonfia prima l'addome, si allarga il torace, si alzano le spalle e poi si abbassano le spalle, si chiude il torace, si sgonfia la pancia, ma senza collegarlo al movimento, facendolo in modo il più naturale possibile, senza interrompere il respiro e stando con le spalle rilassate. Cioè non vado a fare questo, non vado a fare questo, ma le tengo giù. Inspiro ed espiro in modo naturale. 1. Inspiro ed espiro. 2. Continuo a respirare. 3. Non blocco il respiro. Continuo a respirare in modo naturale. 4. 5. Su questo esercizio ci andiamo a fare un esercizio di stretching, di allungamento. Avvicino l'orecchio alla spalla e mantengo la posizione appoggiando la mano sulla testa. Questa alza la mano, la metto dietro oppure la mando verso il basso e faccio 4 respiri come li abbiamo fatti fino adesso. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Inspiro 4, fuori l'aria. Faccio ancora un respiro, inspiro, espirando sciolgo la posizione. Stessa cosa vado a fare dall'altra parte. Avvicino l'orecchio alla spalla, mantengo la posizione tenendo la testa. Questa mano o la metto dietro o, se non riesco, la lascio penzoloni giù come se tenessi una borsa della spesa verso il basso. Non vado a fare questo, quindi resta giù. Mantengo la posizione, il collo rilassato, senza forzare troppo. Inspiro ed espiro per 4 respiri, come abbiamo fatto fino adesso. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Inspiro 4, fuori l'aria. Inspiro 5, espirando sciolgo la posizione. E ora vado ad avvicinare il mento al petto e mantengo la posizione tenendo la testa ferma in questo modo. Sempre ho il cubetto di ghiaccio sull'ombelico, quindi non mi butto giù in questo modo tipo sacco di patate, ma resto su dritta con l'ombelico verso la colonna, tutte e due le mani qui. Inspiro, espirando porto il mento al petto, allungo la cervicale e faccio 4 respiri. Inspiro 1, spalle rilassate, fuori l'aria, rilasso la testa e il collo, rilasso le spalle, piedi appoggiati bene a terra. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Inspiro 4,
fuori l'aria. Inspiro 5, espirando sciolgo la posizione. Questi movimenti che abbiamo fatto fino adesso e anche qualcuno che faremo adesso li potete ripetere una, due, tre volte, quanto avete voglia di farli. Potete ripeterli una volta al mattino, una volta la sera, e vi aiuteranno a sciogliere questa zona del corpo che si carica eccessivamente di molte tensioni, non solo per la postura, ma anche per dei problemi che uno ha, magari di artrosi o altre problematiche proprie della persona, ma anche per la tensione emotiva o anche per il lavoro ripetitivo che uno fa, per esempio al computer o col telefonino. È normale che queste zone vanno in tensione e rimaniamo contratti. Questi esercizi di mobilità e stretching ci aiutano a scioglierli. Se poi vogliamo tonificare i muscoli del collo, andremo a fare questo semplice esercizio in cui portiamo entrambe le mani qui davanti alla fronte, sempre col cubetto di ghiaccio sull'ombelico. Andiamo a premere con la fronte verso le mani e con le mani verso la fronte, mantenendo questa, diciamo, pressione per almeno una decina di secondi, 2-3 respiri all'incirca. Inspiro, mantengo la pressione, inspiro ed espiro, 1, spalle rilassate, spingo con la fronte, inspiro ed espiro, 2, dai l'ultimo respiro, inspiro ed espiro, 3, ancora mantengo la pressione, inspiro ed espiro, 4, inspiro, espirando lentamente sciolgo la posizione. Ok, la stessa cosa vado a fare mettendo le mani dietro la testa, quindi se c'ho qualcosa me lo tolgo, appoggio le mani dietro, spingo con la testa indietro e con le mani in avanti. Inspiro, spingo, inspiro 1, fuori l'aria, spingo, inspiro 2, fuori l'aria, spingo con la testa, inspiro 3, fuori l'aria, spingo, resisto, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro e piano piano sciolgo la tensione. Ok? La stessa cosa andrò a fare spingendo con la mano di lato. Ok? Quindi vado a mettere la mano di lato senza piegare la testa, ma tenendola sempre dritta col ghiacciolo qui sull'ombelico, e vado a fare altri 4 respiri. Spingo, inspiro 1, fuori l'aria, spingo, inspiro 2, fuori l'aria, spingo, inspiro 3, fuori l'aria, spingo, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro ed espirando sciolgo la posizione. Lo faccio anche di qua, spingo, mantengo la schiena dritta, inspiro 1, fuori l'aria, spingo, inspiro 2, fuori l'aria, spingo, inspiro 3, fuori l'aria, spingo, inspiro 4, fuori l'aria, inspiro 5, espirando sciolgo la posizione. E questo era un piccolo
aiuto per questa zona qui. Spero che vi sia piaciuto, alla fine mi rilasso e più avanti faremo anche qualcosa di rilassamento e di lavoro sulla respirazione. E intanto l'abbiamo fatto insieme agli esercizi, quindi abbiamo fatto esercizi di allungamento, di mobilità e di tonificazione. Ciao, un caro saluto!